Oh, è un no. Salve. È una voce entusiastico. We back. Questa è la voce di Gordon, questa è la voce di Artemis. Sei sicuro che non è il contrario? Questa è la voce di Gordon e questa è la voce di Gordon. Ah, no. Chiedo al volo, voglio fare altro, vogliamo tagliare, andare insomma avanti, vogliamo... Voglio fare la parte dell'Hongshu, Hongshu, cosa? Dopo che cacchio hai detto? Vogliamo... Capito? Fermi, fermi. Giorgio ha chiesto se volevamo fare... Esatto. E invoco la mia memoria di druido collegandomi alla natura. La natura mi deve dire quanto tempo ci vuole a piedi e quanto tempo ci vorrebbe se invece andassimo a cavallo. L'aereo. Ma a cavallo dove è una pandemia? Non so per dire la carata. Cavalli... Io penso a piedi. I cavalli con quattro ruote motrici. Qua? Vabbè. Dobbiamo dormire, ci dobbiamo accampare, sì. E ci conviene che arriviamo la mattina lì. Se più tardi partiamo peggio è. Perché è pericoloso, ma no? Che pericoli potremmo mai trovare in una foresta? Che ci potrebbero essere effettivamente... Un orso! Due orsi! Wow! Tre orsi! No. Che escalation! Non saggio andare in palude come potrebbe... Non lo so. Scusate, ma qual è il problema che avete nei confronti di Galdrit? È perché è un automa? Automa? No? Perché ride volte? Non è, tipo Tom Tom, cos'è? No, quelli che si... Non abbiamo nessun problema, lui. Problema. Perché non siamo la pergamena di zitto. Ma non voglio lasciare. Galdrit, tu non verrai con noi. Ok? Io mi sono chiesto fino a quanto capisci. Galdrit, non ti voglio in questo viaggio. Penso che tu faccia un po' troppo rumore. È stato molto gentile come te l'ha detto, però. Ma voi lo sapete che io vi posso fare un incantesimo e passiamo tutti senza tracce per un'ora? No, ma come si chiama l'incantesimo? Ci stanno inseguendo. Non ho capito, per andare furtivi dobbiamo passare senza tracce. Chi ci abbiamo dietro che ci insegue, scusate. E dai, zitto! No, quello si spegne, è vero! Spegniti! Ecco qui! Perfetto! Mi ricordavo bene! Ma che scioccata! Rumba, come ti rumba! È la mia! Ma quindi se qualcuno si avvicina e dice accenditi, si accende! Ma come fanno a saperlo che si rende per dire accenditi? Accenditi! Ma metti caso che qualcuno entra nella stanza e dice accenditi! Quindi si accende. Sì, spegniti! Però non sappiamo se lui li seguirà. Sì, infatti! Galdrit, accenditi! Tu sei nostro, solo nostro, gli altri no, gli altri non sono nostri, solo tu sei nostro. Immagina che io ho una faccia diversa, ok, che non sono io, mi obbedisci? Ma in che senso, scusa? Se non sono io si spiega. Oh cavolo. Si è spento. Accenditi! Accenditi! Bastardo, accenditi! Artemis, abbassa la voce, ho un'idea. Diciamo a Frugretore Prumore. Lo porto io! No, lasciamo, tipo, no, faglielo provare. Vai. Ma perché si deve spezzare tutte le ossa per fare questa cosa? Pensi che io non sia in grado. Ma pensi da tipo... Non appena tirerai un urlo nella palude. Un urlo, non mi girerò. vabbè. Meglio così. Gareth! Che La Galantea! Sir Ned, però con te!
Fammi prendere questo automa. Ok. Provo a prenderlo. Però di forza per sollevarlo. Mo si spezza tutte le ossa. Vantaggio perché sei nera. Mi male. Non ti venire questa cosa. 19 più 4. Ti avvi per la stanza, anche il frugatore effettivamente dove alloggerete. Lui ti apre una delle stanze che sono diciamo sulla, sul corridoio, nel corridoio, e insomma riesce a portare la stanza. Ho bello morto! Si chiama. A gambata dopo gambata lo porta dentro. E lo da. Do una pacca sulla spalla a frugatore. Erano due. Posso contare? Sono sdoppiato. Grazie. Sarei potuto cadere. Non me ne vado, mi alzo e me ne vado. Però non è successo. No. Grazie lo stesso. Quando vuoi. Scendo proprio fierissimo queste scale. Ma non guardo, non lo riguardo, io guardo Tamir. E la gente insomma si guarda tipo. Io guardo. C'è proprio guarda il rosso, quando ha fatto lo sforzo fisico. Con il colore. Che niente, volevo. Simone voleva andarsene. Come dire, in un posto un pochino più appartato. Anche solo dietro la locanda, cioè. Una via, perfetto. E poggiarsi lì per terra, in realtà. Mm-hmm. E letteralmente pensare tra sé se. È uguale pregare. E arriva dietro la locanda, si siede vicino al muro e pensa. Ok, non so esattamente come funziona questa cosa, non penso di averla mai fatta. Pronto? Bahamut? Senti, io non so se hai chiuso i collegamenti perché una volta non siamo andati propriamente d'accordo. Però io ci provo. Allora, ecco, io. Che cosa sto facendo? Ah. Ok, essenzialmente, perché ti sto chiamando? Parlando? Io. Mi manca Meris. Mi manca Lutien. E quindi se Meris ci vedeva qualcosa in te, immagino che ci sia un senso, no? E da quando non ci sono loro, mi sento come se non avessi una vera direzione. È tutto così strano. Meris era sempre lì a consolarci e ad essere quello buono. E senza di lui è strano. Delle volte penso di doverlo fare io, ma non sono esattamente adatta a questa storia e ho paura. Senti, non so se mi senti. Visto, ti prego. Aiutaci. Non ti aspetti una risposta. E non so se tu rimanga per un pochino anche dopo questa chiamata alla divinità, non percepisci qualcosa che possa essere definibile una risposta? Torna dentro, non si aspettava effettivamente niente, quindi va via. Io vado, ci vediamo tra due giorni, fai il bravo, ok? Ok? Chi c'è nella stanza? Nessuno, solo io. Nessuno di quei bravi. Prende tipo un foglio dal suo diario, scrive non toccarmi, e dice prendile in mano, ok, spegniti, a posto.
predatori, vero? Mai incontrato niente. Beh, adesso sappiamo che se il panzerotto c'è il fiuto. Che figata questa sì, cosa. Buono, positivo. Allora, la domanda è questa. Nel caso in cui lui capisse la direzione, seguireste? Di notte? Io sì. Io sì. Sì. Assolutamente sì. Ma la persona ci stava spiando. Siamo pronti alla morte. Vorrei ricordare. Garetto vuole chiedere scusa a Mantea perché prima in locanda ha detto addirittura delle furtive. Chi abbiamo che ci rincorre? E vorrei chiedere scusa a Mantea per questa sì, cosa. Piazzi. Perché non ti trasformi in qualcosa così ti raggiungiamo? Volevo essere volare tutti quanti. Oh mio Dio, che figata! Tutti! Cioè, è proprio persone che ce l'ho già preparato dall'ultima volta! Ma scusa, volare ci dà anche... Cioè, siamo anche più veloci. Sì, siamo più veloci. Quindi vogliamo! Sì, non è un problema. Nice! Ho volare! Mi fidavo! Che sarebbe successo? Molto bello, perché succede tra gli alberi, insomma, di notte? Si capisce un cazzo? Gli animali pensano che ci si drogati! Ma che cazzo c'è? Oh! Appena svegli! Il gruppo di prima c'è l'allucinazione, ma è terapia dopo questa cosa. Poverino. Comunque. Ci sono solo questi salmoni. Sì. Ok, abbiamo vicino ai salmoni. Voi. Voi che eravate in questa zona. Avete visto qualcuno passare per di qua? No. 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 Amo i pesci. Amo gli animali. Qualcuno si è tuffato in acqua? Oltre voi. Sono già in acqua. Qualcuno come tu l'hai me? Visto? No! L'hai visto tu? No! Qualcuno l'aveva visto? No! 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 Li arpiono! Ma poveri sono molto arrabbiato! Ok, non glielo per colpire? Sei. Più? È più? 9. Quindi 15. Penso che l'hai presi. No! 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 Io come civetta sono un po'. C'è il salmone sotto che ti guarda. Alla ricerca di Ornello. Un rametto vicino a lui. Lo guardo con gli occhi gialli. E cioè tipo. Adesso dovrò subire le loro domande che mi faranno perché vengono in mente questo l'ultimo secondo. Non tu sarà, ragazzi. Ciao! Ciao! Ciao!